Finisce 1-1 tra Roma e Leicester, l'andata in Inghilterra, un 1-1 che è importante, sono contento del risultato, testa adesso al ritorno fra una settimana dove ci saremo 64.000 persone più gente fuori lo stadio per andarci a prendere questa finale. Oggi l'importante non era perdere e non abbiamo perso, abbiamo pareggiato contro un'ottima squadra che forse meritava anche di più per le occasioni che hanno creato, ma l'importante non era uscire sconfitti da quello stadio, perché comunque l'Estero in casa è una squadra veramente ostica, squadra che va ad alta intensità, squadra veramente di ritmo, di passo e ci vogliono mettere in difficoltà. Fortunatamente andiamo a casa con un pareggio, ce la giochiamo tutta a ritorno. Oggi un po' mi rodevo al culo aver preso quel gol di Lookman in quel modo, dove Rui Patricio non esce ma la difesa praticamente sbaglia alle chiusure e prendiamo un gol 1-1 meritato da parte loro. Del resto oggi va bene così, partita importante fatta da Smalling che è monumentale, se oggi non c'era lui non so come finiva. Smalling ha preso l'attacco dell'Leicester e se l'è portato in saccoccia, altra grande partita di Zalewski che sta facendo un finale di stagione incredibile, oggi migliore in campo Zalewski e Smalling, poi il resto certi fanno una partita abbastanza buona, certi un po' male. L'unica cosa che mi ha girato un po' il cazzo è che non ci siamo chiusi un po' troppo e non ripartivamo più, sbagli, passaggi troppo semplici, sbagliati. Oggi non una grandissima partita nella fase realizzativa, bella l'azione del gol dove Zalewski fa l'assist per Pellegrini, bello inserimento di Lorenzo che segna e andiamo in vantaggio. Poi del resto troppa poca ciccia, nel senso davanti Abram poco servito, non fa una grande partita nel primo tempo. Oggi Zaniolo per me è il peggiore in campo, non ha fatto nulla e c'aveva Evans che è un difensore lento, potevamo fare più male da quella parte. Però non dico nulla perché il pareggio oggi era importante. Avrei preferito attaccare sull'1-0 perché era una squadra che potevi fargli male in contropiede, era una squadra che potevi chiudere già la pratica all'andata. Ma ci sta. E adesso bisogna avere la testa importante per domenica, che è una partita contro il Bologna che è importante, non va snobbata, ma soprattutto la partita per giovedì che ci può valere una finale di Conference League. Non riesco più manco a parlare tanto perché sono elettrizzato all'idea che fra una settimana ci giochiamo l'accesso alla finale e non usciamo indenni dal King Power Stadium. Poi del resto anche loro hanno bei giocatori, oggi per me migliore in campo dell'Leicester sono stati i centrocampisti Maddison e Tielemans, hanno fatto una grande partita, ottima partita di Lookman pure che ci ha purgato. Poi del resto nulla d'eccezionale, potevamo fare male, Smigol fa un miracolo su Sergio Oliveira, Karsdorp in quell'occasione con Oliveira troppo lenti, potevamo portare più un risultato migliore, ma ripeto e lo ripeterò, va bene così. Ora vado a sentire le parole di Mourinho, perché io penso che comunque oggi Mourinho l'ha preparata bene la partita, dalla parte difensiva partita preparata in maniera spettacolare, non vedo grandissime occasioni create da loro, a parte, cioè, occasioni intendo palloni nitidi, cioè parate super, superlative di Rui Patricio, forse una nel primo tempo dove Smalling fa un miracolo e poi il tiro di Inacio che Rui Patricio la tocca e va in calcio d'angolo. Del resto Dai, testa domenica, ma soprattutto testa giovedì, dove giovedì possiamo veramente ritornare in finale dopo 32 anni che la Roma non fa una finale, dopo che non fa una finale europea. Dai, cazzo, andiamoci a prendere sta finale.